à thé. Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati in studio con una nuova puntata della Grande Medicina. Questa sera vado subito a presentarvi l'ospite nel nostro salotto, questa sera allora diamo il benvenuto al dottor Roberto Delfrate, responsabile dell'unità operativa di chirurgia delle figlie di San Camillo. Buonasera, buonasera dottore. Buonasera a lei, buonasera. buonasera a tutti. Parleremo con il dottor Delfrate delle varici o vene varicose. Dottore, intanto è d'obbligo fare un po' di chiarezza di che cosa stiamo parlando. Già preannuncio ai telespettatori che il dottor Delefrate ha portato alcune diapositive, alcune immagini che ci accompagneranno nel percorso di questa trasmissione. Allora iniziamo, dottore. Che cosa si intende allora per vene varicose o varici? Si intendono delle vene dilatate. Il problema è perché sono dilatate? Sono dilatate perché la pressione nel loro interno è aumentata in modo anomalo e poi bisogna stabilire quali sono le cause che hanno provocato l'aumento di pressione, perché non tutte le vene Dilatate che si possono vedere nell'arto inferiore o negli arti inferiori di una persona eh, hanno la stessa origine. Ce cioè, ne sono alcune che fanno parte delle cosiddette varici primitive, è una malattia assolutamente benigna, tranne una minima percentuale di persone che hanno l'esperienza, eh, ahimè, dolorosa e negativa di un'ulcera un all'acute o anche di flebiti, e, e... O, o, ma in alcuni casi non si tratta di varici primitive. Ma le varici possono essere il sintomo di un'alterazione che eh, avviene in altri distretti non visibili, cioè possono essere la parte visibile di una malattia più seria, che può essere eh, eh, nella fattispecie la presenza di una malformazione venosa nell'arto inferiore o di una fistola arterovenosa, oppure l'esito di una trombosi venosa che ha creato un'ostruzione in un segmento. Venoso per cui una vena si dilata per cercare di saltare l'ostacolo, quindi un bypass spontaneo oppure per problemi legati alla capacità di pompa del cuore con un aumento della pressione, questo aumento della pressione residua. Cioè delle resistenze al deflusso delle vene in alcune situazioni può favorire eh, la comparsa di dilatazioni venose. Quindi le varici non sono tutte uguali. Questo l'abbiamo no. già capito. Assolutamente eh... no, per cui entra in gioco for, for, fondamentalmente. La diagnostica la diagnostica, esatto. E la diagnostica, quindi, come anzi, diciamo, l'importanza della diagnostica proprio perché non sono tutte uguali. La diagnostica si basa eh, ovviamente dopo una fase introduttiva, che è l'anamnesi. La valutazione clinica si basa sull'attuazione <coughs> di un'indagine strumentale che oggi è diventata indispensabile, che è l'EcoCorold <coughs> Doppler, Doppler, che ricordo, eh, dobbiamo eh, all'intuizione all di eh, Claude Franceschi, che ha iniziato a studiare per primo sul Doppler a onda continua alla fine degli anni 70 nell'Università Parigina di Saint-Petier. Lui era un giovane internista residente. E, e, è stato quello che ha decodificato il significato delle onde del Doppler e tutti i suoni relativi a un'indagine Doppler negli anni 80 arrivò l'ecografia e dopo aver scritto il primo libro di eh, Doppler a onda continua al mondo eh, scrisse, capì che bisognava associare il Doppler all'ecografia e scrisse anche il primo libro a onda negli anni 80 di Ecocolo Doppler fino ad arrivare a elaborare nella fine degli anni 80 la sua strategia di conservazione delle vene sulla base di interventi che si basano sulla riduzione della pressione interna. Questo infatti è il percorso in qualche modo di diagnostica emodinamica che vede come protagonista appunto la valutazione EcoColor Dropper emodinamica. Esatto, e potete vedere sulla sinistra il punto d'arrivo è la costruzione della cartografia, cioè in pratica di fronte a un paziente, come vedete sulla destra, che ha dei segmenti di vene dilatate, la domanda che l'esaminatore si deve porre è. Che cos'è? Che determina l'aumento della pressione transmurale, cioè dell'elemento fondamentale che qualora aumenta determina una riduzione della capacità del drenaggio e determina un aumento del diametro delle vene. Per cui la nostra diagnostica è, è dedicata a ricercare le cause dell'aumento della pressione transmurale, cioè se esistono degli Shant, li dobbiamo, gli Shant è una circolazione patologica, cioè abbiamo delle valvole in zone strategiche che non funzionano. Per cui ci sono dei cosiddetti salti di compartimento, sangue che dal profondo va alla superficie e che non dovrebbe andare alla superficie e va a sovraccaricare dei distretti, un gruppo di vene che non dovrebbe ricevere quel sangue, e questi vene, ovviamente, come risposta dilatano e si creano dei ricircoli patologici. Vedete sulla sinistra una cartografia e poi qui vedete anche l'attuazione della terapia con delle semplici deconnessioni se la cartografia è giusta, il corrispettivo dopo l'intervento è quello che vedete per cui in poche parole, in due diapositive avete avuto la sintesi di tutto quello che è il sistema compito della diagnostica, leggiamo insieme proprio nella slide la diagnostica emodinamica è scoprire e descrivere le cause alla base di un aumento della pressione come della pressione il... transmurale, ok sia che si tratti della pressione transmurale ha tre componenti una componente è la pressione idrostatica, cioè l'altezza un di, un, di una colonna di liquido, che ovviamente determina una pressione. E questo lo sappiamo dalla, dalla fluidodinamica. E, e una, la presenza di uno sciunto, cioè di, un, di una circolazione anomala, che può essere uno sciunto chiuso, quindi una ricircolazione, o uno shunt aperto eh. derivativo, eh, che quindi aggiunge una pressione, che è la pressione disciunta a questo sistema di vene, oppure un aumento della resistenza al deflusso. L'aumento della resistenza al deflusso crea un aumento di quella pressione che è definita, ed è la terza, la pressione residue. Per quanto riguarda proprio la ricerca delle cause, lei, dottora, ha sintetizzato diciamo, questa ricerca eh, in questa slide, con l'identificazione e della descrizione, appunto, del show, esatto. come diceva adesso, come esatto. stava dicendo. Esatto, noi dobbiamo capire che cos'è che aumenta la pressione transmurale. Quando ho parlato di aumento della pressione residua, la pressione residua può aumentare sia perché le resistenze che le, il flusso nelle vene trova. Al deflusso verso il cuore di destra sono aumentate, ma può anche essere dovuta al fatto che c'è un problema a monte a livello dei capillari con, eh, o a livello eh, diciamo periferico con eh, o una fistola arterovenosa che determina il eh, passaggio rapido di sangue dal lato arterioso al lato venoso con un notevole incremento di pressione residua, oppure può essere anche conseguenza di terapie farmacologiche, ad esempio per l'ipertensione, perché ci sono farmaci che riducendo diciamo, le pressioni a livello il tono a livello arteriolare determinano un aumento di passaggio di sangue dalle arterie alle vene per ridurre la pressione arteriosa, ma aumenta dal lato venoso. Quindi questo è, ribadiamo ancora una volta l'importanza della diagnostica. La diagnostica tutte... è fondamentale e, e noi oltretutto abbiamo la possibilità in un modo incruento, ambulatoriale molto semplice ecco, sì. di misurare anche la pressione di esercizio. Nelle vene profonde, come si misura la pressione nell'arteria? Tutti sanno il classico sfigma manomico, il braccialetto, eccetera. La, la stessa cosa, a paziente supino, si può misurare la eh, pressione nelle vene tibiali, che è un elemento estremamente importante, soprattutto per quei pazienti che hanno avuto una trombosi venosa profonda o che hanno un aumento delle, della pressione residua perché, ad esempio, hanno una cardiopatia o hanno avuto un problema a livello ilioco cavale. Lei sa che la nostra trasmissione è eh, rivolta alle persone a casa, quindi è molto divulgativa, quindi vorrei tornare sul concetto, uno dei concetti che, di cui ha appena parlato, proprio di sciunta eh, veno venoso. Le... Esatto. È una definizione, magari per lo più è, per lo più è sconosciuta, insomma... Ve verso... lo risintetizzo molto semplicemente. <ride> Però è importante, questo c è importante. C'è una gerarchia nel drenaggio venoso. Normalmente tutte le... Tutte le Innanzitutto vorrei spiegare alle persone. Io faccio sempre un esempio molto banale proprio con i pazienti per farli capire: l'importanza delle vene. Le vene sono essenziali per la sopravvivenza dei tessuti perché fanno un lavoro essenziale perché le arterie portano gli elementi per il nutrimento. Le cellule si nutrono, producono dei cataboliti, le vene devono portarli via. È ovvio che se c'è un difetto in entrambe di queste fasi è una catena oh, perfetta. Ok, si può creare. Una difficoltà a livello delle cellule che compongono i tessuti che si può materializzare in un'ulcera. In un per cui le vene sono essenziali per la buona salute dei tessuti e c'è una gerarchia nel drenaggio venoso. Normalmente parliamo del lato inferiore, il sangue viene drenato dalla cute verso le vene profonde e dalla periferia il piede verso il cuore, con due eccezioni che non dirò per i telespettatori per non complicarle le cose. Ma il concetto base è quello che gli ho detto, in presenza di uno shunt veno-venoso si assiste a delle condizioni che possono ribaltare la direzione del flusso del sangue, che può andare dalla profondità alla superficie. Questa è una cosa anomala. Questo cosa crea? Crea che Sangue che va dalle vene profonde, dentro dei gruppi di vene superficiali, crea un aumento di volume di pressione in queste vene superficiali coinvolte. E queste come reazione ovviamente che cosa fanno? Dilatano perché gli viene chiesto di contenere di più. Si la conta. pressione aumenta, aumentando la pressione c'è una ripercussione a livello dei capillari, perché bastano pochi millimetri di mercurio, pochissimi millimetri di mercurio, parliamo di poche unità di incremento della pressione dal lato venulare dei capillari, per determinare un blocco della capacità di drenaggio, con tutte le conseguenze che possono portare, da prima all'edema, per poi arrivare fino alla fase finale, dopo a magari la fase della colorazione della cute con dei pigmenti brunasti alla genesi di un ulcere eh, abbiamo visto in sovraimpressione proprio la grafica della struttura di ogni sciunta punto di fuga, punto di ingresso del sangue questo nelle vene di fuga dello sciunta questo che... è molto importante perché in pratica quando si fa una cartografia venosa cioè bisogna approcciarsi al, ad un paziente in maniera razionale, documentata scientificamente supportata, per cui un paziente ha un problema che può essere di sola pesantezza degli arti o anche di eh, vene dilatate, manifeste, evidenti. Io devo capire esattamente questo paziente che cos'è, per cui devo creare una cartografia personalizzata. Io non posso prospettare delle terapie se non ho capito i difetti. E i difetti che cosa sono? Ricercare le eventuali cause di difetto del drenaggio nelle vene profonde, questa è la prima cosa. Dopodiché, se le vene profonde drenano correttamente la pressione nelle vene profonde normali, devo vedere quali sono i punti dove c'è un salto di compartimento che mi crea il sovraccarico in un distretto di vene superficiali. Questi sono i punti di fuga dello shunt. Per cui io li devo identificare correttamente. Sono questi che devono essere sottoposti a trattamento. Dopodiché il sistema ha anche dei punti difensivi che sono i cosiddetti punti di rientro, che il più delle volte sono vene perforanti, quelle che troppo spesso io vedo descritte non perché sono state testate emodinamicamente, ma semplicemente perché sono state viste perforanti incontinenti. Ma noi non possiamo dire che una perforante è incontinente o continente se non l'abbiamo testata emodinamicamente, possiamo dire che la vediamo. Ma se non la testiamo Bisogna non possiamo dire niente sul flusso. Un conto è vedere, un conto è capire come vanno il, i volumi di sangue nel suo interno. Allora parliamo proprio delle manovre emodinamiche che siamo comunque, eh, siamo comunque in tema. Eccole qui, dottor Delfrate. Guardi, manovre... sono cose molto banali quanto normalmente disattese. E ci sono dei test gravitazionali e dei test, eh, un test iperpressivo cosa vuol dire gravitazionale? gravitazionale vuol dire che attraverso o delle spremiture di rilasciamento che è una manovra gravitazionale statica lo squeezing, spremitura, rilasciamento di un gruppo muscolare per creare un gradiente di pressione che ci permette di slatentizzare un'incontinenza valvolare perché io per vedere un reflusso non è, non è sufficiente che io abbia solo assenza di valvole o malfunzionamento di valvole, ma devo creare in un segmento di veno un gradiente di pressione differenziale, perché altrimenti il flusso non si può esplicare in presenza di incontinenza valvolare. I test gravitazionali sono più significativi se vengono utilizzati in fase dinamica, sono il paranai e l'oscillazione. Paranà si chiama test di Paranà perché negli anni, eh, fine anni '70, primi anni '80, Claude Franceschini ha presentato per la prima volta alla comunità internazionale nella cittadina di Paranà in Argentina. E quindi ha preso il nome. Eh? Sì, viene definita la manovra del professor Paranà, ma non è la manovra del professor Paranà, semplicemente lui, essendo a Paranà, di cui, da cui poi ha avuto anche l'onore della cittadinanza onoraria per quell'incontro scientifico, si chiama Manovra di Paranà. È semplicemente una spintarella che si dà. Sul dorso del paziente con un ditino, una cosa molto delicata, ma appena toccato il paziente, contrae le, mus le masse muscolari di polpaccio degli lati inferiori per stare in piedi. Questo provoca una spremitura di tutte le vene profonde con un'onda sistolica verso il cuore, cioè svuota il sistema venoso profondo. Per cui se c'è un sistema venoso superficiale che è incontinente e va a drenare. In quella porzione di sistema venoso è eh, svuotato, è ovvio che si crea quel gradiente di pressione che ci permette di vedere il riflusso e di studiare i punti di fuga. E poi la manovra di Valsalva. Questa è fondamentale, soprattutto per lo studio della eh, giunzione safeno-femorale di tutte le perforanti e per capire se le varici non sono dovute a un difetto di una safena o di una perforante, ma vengono, ad esempio nella donna. Nel 95% dei casi delle insufficienze pelviche parliamo di donne, in un 5% parliamo di uomini. Infatti, poi avremo degli esempi sul femminile, e proprio sulle donne. Le insufficienze venose ad origine pelvica rappresentano circa il 10% di tutte le insufficienze venose, per cui non è una quota piccola, parlo di donne che generalmente hanno avuto una gravidanza. Eh, ecco dottore, abbiamo parlato fino adesso di diagnostica, abbiamo dato una definizione, dobbiamo parlare adesso di terapia. È cioè, ovvio. Parliamo anche di terapia. Entriamo dunque nel, del, nel concreto. Come si agisce, dottor De Esistono due sistemi, l'uno contrapposto all'altro. Diciamo uno che è, è chi lo pratica fa molto più fatica, è quello che faccio io, che è un sistema conservativo, perché siamo come i salmoni dobbiamo andare controcorrente e risalire, ma capito? Perché c'è una, una grossa spinta anche da parte dell'industria per eh, diciamo utilizzare sistemi demolitivi sono eh, demolitico... radiofrequenza laser colle eh, vapore eh, schiume eh, stripping ma la partenza dei sistemi demolitivi sistema demolitivo vede nella varice una, una vena malata vede in, in un'insufficienza venosa con delle varici primitive le safene che diventano non una soluzione ma un problema per cui la soluzione è togliere il sistema no? è stato codificato lo stripping agli inizi degli anni del 1900 da Babcock e da lì per, eh, fino all'avvento della formulazione della strategia emodinamica alla fine degli anni 80, 1988 in Borgogna eh, da Franceschi non c'è stato per quasi 90 anni nessun incremento dal punto di vista, diciamo, della formulazione di idee, di strategie nuove. L'altro sistema qual è? È il sistema eh, conservativo, che è suo. cioè che vede le varici come una conseguenza di un aumento di pressione, per cui si tratta di capire che cos'è che aumenta la pressione e si agisce su quel punto lì e per quale motivo conservare per mantenere la capacità di drenaggio dei tessuti. La capacità di termoregolazione e di precarico del cuore di destra, cioè per garantire la funzione venosa, perché le vene servono a queste tre cose: drenaggio dei tessuti, precarico del cuore destro e termoregolazione. Noi il cane tira fuori la lingua d'estate quando è caldo, noi dilatiamo le vene, ci servono, ci servono. quindi queste tre funzioni in, vanno a, a determinare la funzione venosa. E l'insufficienza venosa è quando una o tutte di queste tre funzioni non viene garantita, ma c'è un'altra cosa che è molto importante e che è stata l'origine. Per la quale Franceschi è stato stimolato a studiare la fisiopatologia, prima la fisiologia e poi la fisiopatologia delle insufficienze venose per arrivare a formulare la strategia emodinamica Civa, la conservazione del patrimonio safenico. Se noi abbiamo la fortuna di avere delle safene, queste safene sono una protesi vascolare perfetta che noi abbiamo da tenere lì, a disposizione dei momenti di difficoltà che, che potremmo avere durante la vita. Quindi non si rimuove, ma va tenuta. Ma Esistono ancora tutt'oggi delle certificazioni scientifiche che dicono che la safene è ancora la miglior protesi per un bypass sotto il ginocchio. La safena viene ancora utilizzata per i bypass secondari in cardiochirurgia, i bypass autocoronarici. Io ho avuto due pazienti a cui ho conservato la safena di coscia, che era di dimensioni adeguate, ed è stata utilizzata in urgenza da un cardiochirurgo per fare un bypass coronarico, a seguito di un problema ischemico di un infarto miocardico, è stato fatto un bypass in urgenza ed è stata utilizzata la safena. Uno era un maschio, uno era una gentile signora, c'era e il cardiochirurgo l'ha usata come eh, esistono esperienze di persone che hanno avuto conservata la safena che è stata usata poi per un bypass. Per cui la motivazione della conservativa è duplice, garantire la funzione venosa, soprattutto il danaggio dei tessuti e rispettare il patrimonio safenico che ognuno di noi ha. Esiste quindi un problema medico, capire la causa, ed esiste un problema etico. E il problema etico, mi scusi, glielo riassumo così. Cioè, è giusto in nome della cura di una patologia generalmente benigna distruggere un sistema, soprattutto un patrimonio safenico, che potrebbe servire in momenti di difficoltà per fare fronte a un problema invece sostanziale per la vita? Perché quando si va a fare un bypass, e, e quando si va a fare un bypass sotto al ginocchio e non c'è la vena, tutti i chirurghi vascolari sanno che è un problema. Dottore, um, avevamo preparato una puntata molto, molto lunga, molto dettagliata, ma come vede il tempo sta per terminare. Però prima ci tengo molto, prima, prima di far vedere quell'ultima cosa, a uh, parlare con lei di questa bellissima esperienza formativa che c'è stata proprio recentemente ah, in sì. Cina. Sì, è stata una cosa che difficilmente potrò dimenticare. C'è un interesse in Oriente per la conservativa che è enorme, Stanno lavorando molto centri universitari e in gran parte dell'Oriente stanno scegliendo la conservativa come prima metodica di trattamento. Abbiamo avuto la fortuna di essere invitati con Franceschia Pechino per un International Venus Forum che abbiamo diciamo monopolizzato con sei relazioni e una tavola rotonda e la cosa che ci ha stupito in maniera incredibile è non solo la presenza delle persone in aula perché 300 persone dalla mattina alla sera, ma il fatto che ci fosse un collegamento streaming e al di là delle speranze degli organizzatori di raggiungere 2.000 collegamenti in internet, si è raggiunto la, la cifra di 27.900, il che non è male. Su 2.000, 27.000, direi che è un ottimo, eh sì, è un ottimo risultato. Sì, non se l'aspettava nessuno. E prima di chiudere, dobbiamo far vedere un'immagine. Un'immagine? Un su tutte, dottore. In Lei... vari congressi mi è stata fatta questa domanda. Sì, ma questa è Safene che tu vai a conservare. Come sono? Sono, sono utilizzabili? Al okay, che io, in alcune situazioni, ho avuto la possibilità di prendere dei piccoli frammenti di tessuto, quando vado a fare delle frammentazioni, tecnicamente dico di colonne di pressione. Eh, per eh, ecco, alcuni frammenti tessuti questo è un esempio di una safena conservata che è stata interrotta a metà gamba a distanza di un anno perché c'era anche una pressione idrostatica alta a livello del piede e una piccola rondellina anziché buttarla io con un anatomopatologo anzi due anatomopatologi mi hanno fatto queste preparazioni poi un terzo si è aggiunto a leggere i vetrini e ha spiegato a me le cose perché io non le sapevo leggere questa è un'ematossilina e usina è una colorazione base e mi dicono questa è una safena perfettamente strutturata senza alcun aspetto degenerativo. Ma se si va alle diapositive successive, che adesso, adesso la regia manderà, sì, manderà Facendo delle colorazioni, come in questo caso di immunistochimica, si può vedere cioè a destra, questa, è in basso -destra? Sì, questa in basso a destra, vedete che le colorazioni in marrone sono le cellule muscolari all'interno della parete della vena e eh, si chiama eh, Desmina questo tipo di colorazione e c'è una perfetta tristratificazione muscolare nella tonaca media della parete. Con una, eh, abbiamo uno, uno strato longitudinale interno uno circolare intermedio e uno longitudinale esterno. Io poi non posso far vedere tutto ma ha un'architettura la safena perfetta perché le cellule muscolari lavorano e noi abbiamo potuto dimostrare i vasi che portano il nutrimento alle cellule che lavorano e soprattutto l'innervazione e sull'innervazione di queste vene si Aperto un filone di studio che ci potrebbe dare delle informazioni nuove sulla patogenesi delle varici, ma volendo mettere proprio l'ultima e poi finiamo, abbiamo dovuto paragonare ovviamente queste vene. Che sono delle vene a un anno di distanza da un trattamento Shiva, con delle vene invece che venivano, sono state utilizzate per dei bypass ortocoronavici. Allora vediamo come è, com è stato il risultato. Sì. il risultato. Alla sinistra sono delle colorazioni di queste actina muscolosis, muscolo liscio ed l'immunistochimica per cellule muscolari lisce, c'è la struttura dell delle, delle vene utilizzate. Per il, sono venne safene di gambo utilizzate per un bypass autocoronarico, perfetta eh, organizzazione della parete e nessun aspetto degenerativo. Sulla destra le safene posciva. La prima lettura degli de, de, due anatomopatologi che guardano queste cose qua è che la safena conservata posciva, essendo stata allenata a fare un lavoro prezionio, ha una componente muscolare migliore. Per cui è come una persona che va in palestra, caleni i muscoli e poi diciamo, diventa più performante come atleta, così queste safene non solo sono, non hanno aspetti degenerativi, ma per un bypass sono anche meglio di una normale. Dottor De Frate, grazie per essere stato Prego, con noi. L'aspettiamo nuovamente, magari con, con, altre, con altri approfondimenti sul tema. Grazie, dottor buona De Fratte. Buona serata a lei buona serata a tutti. Mi unisco alla buona serata del dottor De Frate e vi aspetto per una nuova puntata della Grande Medicina. Presto. questo programma scarica l'app o vai su cremona1.it